Solidarietà nei confronti del quotidiano Il Tirreno è stata espressa dal mondo politico e giornalistico dopo le aggressioni verbali e via web verso i redattori del giornale. Stefano Vidori. Ci sono prove Anche il ministro visibili dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha sottolineato e il dovere delle istituzioni di crimini. intervenire per difendere la libertà di stampa, convocando a stretto giro di posta il centro di coordinamento per il monitoraggio sugli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. Le aggressioni verbali e le minacce via web di questi giorni verso i cronisti del quotidiano Il Tirreno hanno smosso solidarietà trasversali nel mondo politico e nelle associazioni di categoria. Lo stesso prefetto di Livorno, Paolo D'Attilio, stamani si è recato in visita al quotidiano incontrando la redazione e il direttore del giornale, Stefano Tamburini. Incomprensibile. Questi gesti, queste, permettetemi il termine, intimidazioni, che non ha senso. Uno svolge un'attività, libera stampa, di informazione, di cronaca, lavora, e certi comportamenti, certi atteggiamenti non sono accettabili. Lo stesso direttore ha già annunciato iniziative legali a tutela, supportate in questo sia dall'editore sia dal comitato di redazione. Quest'ultimo, in una nota, ricorda tra l'altro che l'intolleranza nei confronti di chi svolge un ruolo essenziale per la democrazia è una questione che non può essere più taciuta o sottovalutata. La visita del prefetto, la convocazione al Viminale da parte del ministro degli interni ci dà forza, ma non dà forza al Tirreno, dà forza a tutte le persone che come noi, come voi, fanno questo mestiere al servizio di chi sta là fuori. Poi possiamo fare tutti gli errori del mondo, possiamo essere contestati, quando li facciamo gli errori li paghiamo, però non accettiamo che ci sia questo atteggiamento di minacce continuo.